Su fratelli, su compagne, su venite in fitta schiera, sulla libera bandiera, splende il sole dell'avvenire, nelle pene e nell'insulto, ci stringemmo in mutuo patto, la gran causa del riscatto. Così trascorsero mesi e mesi, tanti perché ella compisse 20 anni e una mattina, era la vigilia dell'Epifania, il 5 gennaio del 1900, una data impossibile da dimenticare, Ersilia aveva fatto il turno di notte e usciva dall'ospedale. Erano le 7 di mattina, già nell'atrio il freddo tagliava il viso, fuori il cielo era buio, come se l'alba non si decidesse a spuntare. I lampioni a gas erano ancora illuminati sulla piazza e sotto il porticato, a metà del quale degli uomini stavano attorno a un falò acceso dagli spazzini. Di nuovo il cuore le salì in gola, prima ancora di poter dire a se stessa la ragione. Metello dava le spalle al falò, le mani dietro il dorso, indossava un cappotto marrone col bavero tirato fin sulla bocca, un cappello dalla tesa grande calata. Ma lo stesso quando egli si mosse già ella lo aveva riconosciuto. Egli doveva avanzare di qualche passo prima di pronunciare il suo nome. Ersilia gli sorrideva e il suo affanno si era improvvisamente placato. Aveva voglia di piangere, tanto le cantava al cuore. Si dettero la mano, fu come se lui la volesse aiutare a scendere i 3 gradini del portone e allorché si parlarono sembrò riprendessero un colloquio appena allora interrotto. Sono sorprese da fare. Arrivavo prima io della lettera, anche se te lo scrivevo. Mi hanno condonato 6 mesi. Era Santo Stefano quando arrivò la comunicazione. Per fortuna il giorno 30 c'era il postale. Sicché sei a Firenze? Da 3 giorni, ma mi hanno lasciato libero soltanto un'ora fa. Il tempo di arrivare in San Frediano e sapere da tua madre che facevi il turno di notte. Camminavano a fianco e lui disse: «Dunque, ora che mi hai visto in viso, ti sei decisa?» «Sei dimagrito», ella disse. «Sei bianco che fai paura, non ti sei nemmeno fatto la barba». E spontaneamente, un gesto tuttavia ardito, ella lo prese a braccetto. Egli disse: «Ti accompagno, devo tornare comunque in San Frediano, ho da portare notizie a più di una famiglia. Alla moglie e alla figliola di Fioravanti in particolare, è ammalato grave e con l'età che ha, chissà se lo rivedono. Ma prima entrarono nel caffè di Piazza Piattellina. Lei prese un corretto, lui un grappino. Gli mancava un centesimo e lei lo soccorse. Uscendo egli disse: «Ho un bel coraggio a chiederti di sposarmi, ma tu devi avere fiducia. È stata un'esperienza di cui avrei voluto fare a meno, ma di cui non ti posso dire di essermi pentito. Si torna di laggiù con una rabbia addosso, tu sapessi. Riuscirò a smaltirla, poiché d'ora in avanti...» «D'ora in avanti cosa?» Ella lo interruppe. «Non giurare, mio padre non c'è mai riuscito». Si erano fermati un momento poco distante dal caffè e egli la tratteneva alle braccia. «Ora voglio soltanto trovare lavoro e mettere su casa. Ci sosterremo magari in camera ci sistemeremo magari in camera mobiliata i primi tempi». «In quanto a questo», disse ella, e lo guardava decisamente in viso, le ridevano gli occhi, «i primi tempi corrono fin da ora. Tu dormirai in salotto con mio fratello. Ha 18 anni, ormai un uomo. Forse hai il sonno leggero. Ti sveglierà, si alza alle 3, lavora da fornaio. E quando ci saremo sposati», aggiunse, «la mamma ci cederà la sua camera da matrimoniale, se ne è già parlato». Era giorno chiaro e via del Leone desta della sua umanità infreddolita apriva il suo fondaco l'onoreggiatore di Barroccini, il falegname di già era al lavoro, passò con la vanga e la zappa bilanciata sulle 2 spalle uno sterratore, era un uomo anziano, adusto nella persona, in testa aveva un berretto di cencio e una sciarpa di lana incrociata sotto la giacca. Era uno spirito allegro e disse ad alta voce: «Su con la vita, gente! Stanotte arriva la Befana!» Libero nacque che avevano lasciato San Frediano e abitavano 2 stanze e cucina nel quartiere di Santa Croce, in via dell'Ulivo,
a un primo piano sovrastante la rimessa delle diligenze di Grassina e dell'Imbruneta. A primavera i buboli di cui erano carichi i cavalli richiamavano Ersilia alla finestra. Ella si affacciava fra i due vasi di geranio con in braccio il bambino. C'era sempre qualcuna di quelle donne che venivano dalla campagna coi cestini delle uova, se ne poteva comprare, risparmiando sul prezzo mezza dozzina. L'imperiale della diligenza arrivava quasi all'altezza del davanzale. Il conducente girava la martinicca e le dava il suo saluto. Sulla casa di rimpetto batteva il sole, era festa ogni mattina. Metello ora lavorava verso il campo di Marte, ora a un nuovo padiglione in muratura delle fonderie, dalle parti del Pignone. Ella lo seguiva col pensiero, passava, diciamo, intera la giornata in attesa che gli tornasse dal lavoro e non le mancavano le nuove amicizie del secondo e terzo piano, della moglie del mosaicista, giovane più di lei. È facile di parlantina. Signora Salani, sposina, anche lei così giovane, eppure quante ne ha passate? Dapprima era sembrato difficile, ma poi, spartendo il centesimo, volendosi bene, erano trascorsi quasi 3 anni e pareva ieri che Metello l'aspettava fuori l'ospedale senza averla avvisata del suo arrivo. Ora il bambino aveva 20 mesi, aveva messo i denti. Si era staccato, incominciava a parlare, siccome assomigliava a lei più che a Metello, aveva i suoi occhi, il suo taglio di naso, c'era qualcosa del nonno in quel visino. Se la felicità è di questo mondo, come si dice, Ersilia era felice. A momenti, mi creda, tutto quello che le ho raccontato mi sembra una bugia. Come l'acqua d'Arno, non è vero? È aprile, sono sbocciati i gerani, il fiume è placido e verde. Riappaiono i canottieri, gli artigiani di Borgo San Jacopo spalancano i finestroni. Si fatica a ricordarsi dei giorni della piena, quando la città era stata tutta in allarme, siccome sui piloni di Ponte Vecchio si erano infrante le spie e in porticciola l'acqua era salita fino a lambire l'ultimo scalino. Quei 3 anni, un baleno. In San Frediano Metello aveva subito trovato degli amici, a cominciare dal momento che erano entrati in Via del Leone. C'erano Annita e Giannotto Gimignani, anche lui tornato da pochi giorni. L'avevano mandato a Lipari invece che a Lampedusa. Annita chiese a Metello dove si fossero conosciuti. Era sembrato una di quelle cose che si dicono, poi, cercando nella memoria, se ne erano ricordati. Nel 94-95, una sera di agitazioni, Metello l'aveva fermata all'uscita della manifattura e le aveva chiesto un appuntamento, che non aveva ottenuto, è naturale. Ora ne ridevano insieme, ogni volta che ci cadeva il discorso. Lui e Giannotto erano diventati inseparabili. Pensavano allo stesso modo e facevano lo stesso mestiere. Soltanto il caso le aveva portate a lavorare sotto un diverso padrone. Il giorno della Befana, durante il desinare, Metello le aveva detto: «Che nel mio passato ci fosse stata questa tua amica Anita, non l'avrei mai immaginato». Da allora ella aveva capito che, per buono, onesto e leale che fosse, nel suo carattere anche la vanità aveva la sua parte. Non le dispiaceva, era il suo uomo ormai e lei lo amava, adesso come 3 anni prima. La fortuna li aveva assistiti. Metello era stato riassunto dall'ingegner Badolati. Il lavoro non era più mancato. Ora costruivano i mulini biondi, ora le case dei ferrovieri, ora le nuove fonderie. Certe settimane gli portava a casa anche 25 lire. E allorché era rimasta incinta di libero, Metello l'aveva costretta a licenziarsi dall'ospedale. Il suo salario, assistendogli la salute, gli bastava. Si trattava di sapersi destreggiare e di ricordarsi dello zero da cui erano partiti. Nelle ore perse della giornata, portando il bambino a prendere sole, essa lavorava la treccia e in capo al mese, se arrivava a 100 e 100 metri, le davano uno scudo. Allora nemmeno ci si accorgeva della rata da versare all'usuraia di Camaldoli, la signora Lorena. Erano serviti quei prestiti per affittare e mettere su casa e poi per il parto e infine,
il più recente, che aveva riportato il debito alla sua cifra iniziale e malgrado che Metello l'avesse contrastata per completare l'arredamento. Ora, oltre al cassettone, ci avevano l'armadio, il lume con la palla e un lavamano per Metello e uno per sé. Se non si fa così, non si può certo mettere qualcosa da parte coi salari. La piglia molto d'interesse la strozzina. Anche in questo quartiere, nuovo per lei, dove abitava gente magari un poco più civile, era lo stesso Sanfrediano. Da una finestra all'altra non c'erano segreti. Quando i primi mesi Metello era ancora sotto ammonizione, nessuno sembrò infastidito di averli come vicini. È per la politica. Oh, ne so anch'io qualcosa, diceva la moglie del mosaicista. Ho avuto uno zio che ha fatto versare più lacrime a mia madre. Si capiva che non aveva significato nulla per lei cotesto zio e che era una ragazza soltanto un po' vanesia a cui piaceva parlare. Ma anche a Ersilia piaceva parlare e farsi delle amicizie da finestra a finestra sui pianerottoli delle scale, ora che aveva lasciato Sanfrediano. E Ida Lombardi, anche più giovane di lei, sposata da poco, presto era diventata sua amica. Si scambiavano delle visite e una domenica erano andati insieme al matinée del Teatro Pagliano a vedere il ballo Excelsior, loro i mariti. Dopo il quadro che esaltava il traforo del Sempione, Metello non la smetteva più di applaudire, nemmeno l'avessero pagato. Si trascinò dietro la platea, i palchi e il loggione dove stavano e proprio perché ci aveva i calli non si spellò le mani. Sono le sue idee, si confidava Ersilia. Uomini come Metello, se non fossero così, non sarebbero loro. Mi ci aveva abituato mio padre. Metello è più posato. Non è anarchico, è socialista. Ma già, lei cosa ne può capire? Siamo dovuti venire via per questo da Sanfrediano. Siccome Metello ci si era fatto subito degli amici e il delegato gli aveva proibito di frequentarli, specie Giannotto. Fanno lo stesso mestiere, si sono conosciuti alle murate, ma con la moglie di Giannotto, con Anita. Siamo amiche da sempre. Così finiva che la sera ci si doveva chiudere in casa come le galline. Metello non voleva che il delegato lo prendesse a noia. Era deciso a togliersi di dosso l'ammonizione il più presto possibile. E questo dipende dalla buona condotta, ma soprattutto dai rapporti che il delegato manda alla questura. Non gli faceva che ripetere: perché non cambi aria, Salani? Non ci sei mica nato in Sanfrediano. Vai ad abitare in un altro quartiere, rompi con certe amicizie e mi alleggerisci un po' il lavoro. Le amicizie non si possono rompere, ma cambiare casa sì. E siccome prima o poi si doveva togliere il disturbo a mia madre e mi stava per nascere il bambino, ci si decise. Ida sospirava, era anche lei un'amica ormai, a suo modo, e bisognava compatirla a volte per quello che diceva. D'accordo, diceva. Ma chi gliel'ha fatto fare al signor Metello di sporcarsi la fedina, un uomo così distinto? Lei mica si ingelosisce, è vero? Così distinto che la domenica non sembra nemmeno un muratore. Sì, provi a dirglielo, ci tiene tanto alla sua professione. E poi, sa com'è, queste idee che gli uomini sono tutti uguali, che tutti si ha diritto di lavorare, di non essere sfruttati, quando sono entrate nel sangue, tirano come il sangue, proprio. Oh, non sono le stesse cose che dice il prete al Vangelo. Ida spalancava gli occhioni neri. Era bruna come Ersilia. Aveva 15 anni meno del marito, che era un maestro nel suo mestiere, e tuttavia, per giovane che fosse, Ida lo comandava a bacchetta. Gli aveva messo la sottana. Cose queste che più difficilmente accadevano in Sanfrediano. Ora, ella si recava nel suo rione una volta alla settimana a trovare la madre che non voleva staccarsi da quelle strade. Ho camminato anche troppo nella mia vita e passare l'Arno è sempre un'avventura, diceva. Continuava il suo lavoro di seggiolaia e custodiva la casa in attesa del figlio, partito da appena pochi mesi per scontare la sua ferma di soldato. Ersilia gli scriveva sotto dettatura della madre e gli mandava ora 6, ora 10 soldi, ora una lira, comunque sempre la metà del suo guadagno di trecciaiola, e come se egli fosse al domicilio coatto, tale e quale. Quindi si incontrava con Annita, con Lidia Martini,
rimasta vedova di Pisacane, portava la rata alla strozzina e di uscio in uscio non le mancavano le occasioni per rammaricarsi o per gioire. Fioravanti, il tornitore, era morto a Lampedusa. L'amnistia, che pure gli aveva risparmiato 10 dei 13 anni della pena, era arrivata tardi. L'artrite l'aveva preceduta. E ormai da un anno era morta Miranda, diversamente certo da come avrebbe desiderato. Essa sognava le barricate. E a capo del letto, invece di un'immagine sacra, teneva il ritratto della Vergine Rossa di Parigi. Si era spenta in una corsia degli innocenti, dando la luce a due creature. Dopo il parto, già di per sé laborioso, si diceva che quei medici l'avessero sbranata, era sopraggiunta l'infezione. Guido Ciappi aveva dato ai due gemelli il proprio nome e gli pagava la balia. Ghigo e Antonietta Monsani erano espatriati in America, clandestini, in cerca di lavoro e di avventure, e il caffè di Piazza Piatellina, battendo sul tempo addirittura il bottegone, aveva inaugurato la luce elettrica. Questo succedeva l'inverno del 1901, giusto nei giorni in cui il Ciappi si era unito con Lidia Martini, da 3 anni vedova, sola, con la piccola Iole, uno splendore di biondo. Andava di già a scuola e avevano ritirato in famiglia i bambini di Miranda. E poi era venuta la primavera, era andata male la colombina del Sabato Santo, era uscito al lotto un ambo popolare ed era tornato dal Belgio Lindo Tinai, povero se possibile più di quanto era partito coi suoi 30 anni prima. Metello gli aveva aperto le braccia e lo considerava un fratello come del resto in un certo senso gli era. Ora in San Frediano era venuta l'estate, era morta la vedova di Fioravanti e ad Annita Giannotto era nato il secondo figliolo. Siamo come una famiglia, capisce Ida? Si sa tutto di tutti, si vive più che non si viva qui, in mezzo alla strada. Non ci possono essere dei segreti. Già, già, d'accordo, ripeteva la bella Edina, ma lei mi creda, non sembra di San Frediano, è così giovane, così bella, così cortese. E il signor Metello, lui va bene che non c'è nato, ma pare non ci abbia mai nemmeno messo piede un uomo così distinto, così per bene. Il sole sui ponti gli cuoceva il viso, i suoi 30 anni ci aggiungevano vigore. Ora portava i baffi lunghi ma non arrecciati, non è da muratori, ci vuole la pomata e ci si impasta la calcina. I capelli leggermente diradatisi sulle tempie e delle rughe sulla fronte e agli angoli del naso sembravano accentuare la sua maturità e la sua salute. Egli era un uomo nella piena fioritura. Ida lo divorava con gli occhi, abbassandogli discreta tutte le volte che lui la guardava o che Ersilia li guardava, ma né Metello né Ersilia sembravano accorgersene. Ersilia non aveva motivo di essere gelosa e in quanto a Metello egli riconosceva le grazie di Ida, la sua freschezza e il profumo che essa dispensava a starle vicino, ma non l'aveva proprio in simpatia. Piuttosto che gradirla, la sopportava siccome Ersilia l'aveva per amica ed era una buona ragazza dopo tutto, non poteva fare a meno di convenirne. Non usciva mai da sola, la sua casa era uno specchio, anche perché aveva una donna a mezzo servizio che l'aiutava. Spesso nel pomeriggio scendeva da loro Salani e si metteva a giocare con Libero, ore ed ore. Gli aveva portato un vaso grande di marmellata di fichi, fatta con le sue mani, e promesso un cavallo a dondolo di cui avrebbe scritto la Befana. Si faceva chiamare Tata dal bambino, che sapeva di già parlare e avrebbe potuto chiamarla col suo nome o zia, se le fosse piaciuto. Anche da qualche tempo aveva imparato a confezionare i fiori di carta. Ersilia le aveva insegnato, e non per venderli, ma per divertimento. Ce n'era piena la casa. E proprio questo suo eccesso di femminilità, o meglio l'ostentazione che Ida metteva ogni suo atto, e come si muoveva e come parlava, le cose che diceva, da non stare né in cielo né in terra, o tutt'al più sulla bocca di un neonato, questi suoi gesti di cucciolo, di gattina, infastidivano Metello. Una volta le aveva detto: «Mi levi una curiosità, Ida,
Lei parla e si comporta così, tutta rosa e miele, perché le viene naturale, oppure una cosa studiata? Ida era arrossita ed era intervenuta Ersilia. Non ci faccia caso, Metello sarà anche distinto, ma deve ancora imparare l'educazione. Ida gli aveva sorriso. Vuol dire che lo considero un complimento? Gli aveva steso la mano. Amici come prima. E più infastidiva a Metello la dabbenaggine, la condiscendenza, la sottomissione di cui la faceva oggetto suo marito. Cesare era un uomo come lui, aveva qualche anno di più, toccava i 35. E allora, un po' d'energia, la spendeva tutta nel prendere le pietruzze delle tessere e nel battere col martellino sul telaio. Non beveva fuori dai pasti. Fumava il sigaro la domenica perché non lavorava. Era un pezzo d'uomo alto quasi quanto Metello, ma dalle spalle rientrate per via del suo mestiere, la faccia spenta di un impiegato, tolto della moglie che del resto era lì e di ciò che ad essa interessava, non si sapeva con lui di che parlare. È un artigiano, gli diceva Ersilia quando erano soli e ci capitava a discorso, non è come te. Ha avuto un'altra educazione, si contenta di quello che ha e non ha certo meno di noi. Ha un laboratorio e due lavoranti sotto di sé. Questo gli permette di vivere senza preoccupazioni e di pensare soltanto a sua moglie, al lavoro. Sembra tu non lo stimi perché non ha idee per il capo. Sorrideva scuotendo la testa. È un artigiano, concludeva. Ma ne conosco anch'io di artigiani e non ho mai inteso dire gli sia proibito il vino e di avere delle opinioni. Non si tratta di essere un artigiano, si tratta d'averci o non averci del sangue nelle vene. Il discorso tornava così a cadere su Ida e Metello diceva: Sai cosa le ci vorrebbe? Qualche bella labbrata che la scuotesse e poi dirle: Zitta, ve! E ridevano insieme. Ersilia portava la sua sedia accanto a quella di Metello e passava il proprio braccio attorno al suo. Egli finiva il suo sigaro e il suo bicchiere di vino. Ella, riordinata la cucina, gli diceva: Come sei lesta a tirarle la brate, ma chi le tiri? Lui le misurava uno schiaffo che diventava una carezza e si abbracciavano. Entravano in camera sulla punta dei piedi, abbassando la fiammella del lume. Per non infastidire il bambino che dormiva nel loro stesso letto, sul lato, rincalzato dai guanciali e riparato dalla spalliera di una sedia. E si coricavano e lui la prendeva in silenzio, come quella notte di febbraio, 2 mesi dopo il suo ritorno. Erano stato lo spettacolo dell'estenterello Niccoli, avevano tirato i coriandoli e le saette di carta sulla platea. Era la notte del martedì grasso. Avevano bevuto il punch al mandarino, al caffè di Piazza Piantellina, poi si erano messi a ballare con gli altri in mezzo alla piazza. C'era quella scatenata di Miranda che si era legata le sottane alla cinta e faceva il salto mortale. Erano passati dei signori in carrozza, vestiti da Pierrot, da Pierrette e tutti ubriachi. Il cavallo andava a gran carriera come fosse infuriato, nessuno li riuscì a fermare. Anche quello che stava a cassetta era mascherato. Lanciarono dei confetti. E per poco Miranda non rimase investita dal legno che, come era appresso da piazza, apparso che da Piazza del Carmine, sparì dietro le mura. Era una notte che non faceva freddo, c'era la luna, rientrarono eccitati per il ballo e lei anche per il punch, a cui ne era seguito un secondo offerto da Giannotto Gemignani. In casa la mamma dormiva, suo fratello era di già andato al forno. Le due stanze erano lontane l'una dall'altra, le divideva il corridoio, in mezzo c'era la cucina. Chiusero la porta sulle scale. Da 2 mesi che Metello era loro ospite, ogni sera si erano salutati a metà del corridoio. Non ci fu bisogno di dirsi nulla. Metello la spingeva dolcemente alle spalle e lei entrò per prima nella sua camera e si lasciò cadere sul lettino, mentre lui la baciava. Dalla strada si sentì Miranda e gli altri amici che passavano. Miranda gridò: Porco ciuco, impazza il carnevale! Poi il silenzio, e per la prima volta Metello la prese, vergine e piena di desiderio. E ancora adesso che avevano salito le scale del municipio, avevano una casa tutta per sé, gli era nato il bambino,
Era con la stessa trepidazione, lo stesso trasporto, la stessa gioia di quella prima volta che essa gli si dava quando lui la cercava, e con la stessa dolcissima attenzione di allora, la stessa irruenza, lo stesso amoroso vigore egli la possedeva. Nei loro due corpi che aderivano l'uno all'altro, sudati, l'affetto che li univa trovava la sua esaltazione, la sua sempre rinnovata e tangibile e più certa ragione di esistere e di durare. Metello da allora, così come non aveva guardato altre donne, nemmeno le aveva desiderate. Ersilia aveva 23 anni ed era sua moglie, era bella e lo compiva. La snellezza del suo corpo, appena un poco appesantito dopo la nascita del bambino, favoriva questo durare della gioventù in ogni sua parte, nella freschezza del volto, nel candore del seno, la cura, il rispetto che essa aveva della propria persona, la semplicità insieme alla dissimulata civetteria che metteva nell'acconciarsi con un non nulla, le bastava una spilla, un nastro, due boccole di corallo per rendersi ogni volta attraente e nuova, e la fermezza, l'equilibrio del suo carattere, il suo disinvolto coraggio nell'affrontare i momenti difficili, il suo modo di mandare avanti la casa, liberandolo da ogni querimonia, gliela rendevano sempre più preziosa, completava la sua domestica felicità, la presenza del bambino. Cotesta sera, prima di addormentarsi, Ersilia gli chiese: «E domenica mattina, a che ora ti sveglio?» «Basta le 8», e gli disse: «La riunione è a Monte Rivecchi, per le 10». Al mattino ella si era già alzata. Metello aperse gli occhi e vide libero, desto, lo sollevò dall'altro capo del letto dove si trovava e si mise a giocare con lui. Gli batteva fronte contro fronte, il bambino rideva. Ersilia entrò e gli chiese: «Avete calcolato tutto questo? Avete calcolato tutto per questo sciopero? Vi conviene?» «Tu che dici?» «Dico di sì, se vi conviene.» Ella pensava che avrebbe dovuto finire in fretta gli altri 100 metri di treccia che le rimanevano da fare, siccome le 5 lire sarebbero state necessarie più di sempre. Era facile prevederlo. L'anno prima erano scesi in sciopero e avevano resistito 2 settimane. Era di nuovo maggio e ci si riprovavano. Egli disse: «Ora resta da vedere se la maggioranza ci sta, bisogna andare fino in fondo questa volta», aggiunse quasi per giustificarsi, sembrava. «Noi si può andare anche tirare avanti, ma sai quanti sono nel nostro cantiere che arrivano a 25 lire la settimana? 10 su 50, gli altri non toccano le 20 lire e hanno tutti anche 3 o 4 figlioli. Ora lavoro c'è, non è più il momento in cui ci possono minacciare la disoccupazione.» Ma fu lei, Ersilia, a sollecitarlo perché si vestisse e a dirgli: «Noi si può tirare avanti? Dici sul serio? Ho da pagare la rata dalla strozzina. Ho 1,10 lire di debito arretrato col droghiere e non siamo ancora riusciti a trovare il modo di comprare la culla al bambino. Tra poco, a 2 anni, sarebbe ora di toglierlo dal nostro letto. Non sei di questo parere?» Egli si alzò. Aveva al collo il bambino che si sporse verso la madre e con un braccio si tenne a lei e con un braccio si tenne al padre. «Mamma, babbo, libellino!» sibilò. Essi lo ricopersero di baci e si baciarono. Erano caduti tutti e 3 sul letto e ridevano come 3 bambini. Qualcuno chiese permesso alla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Elindo Tinai, venuto a prendere Metello.